segnata da una cicatrice sul volto può essere devastante, tanto da influire sulla percezione che si ha di sé. Il volto è il primo mezzo di comunicazione tra noi e l'altro. Nei suoi lineamenti è scritta la nostra storia, la nostra identità, la nostra provenienza, le trasformazioni che abbiamo vissuto nella nostra vita. Una cicatrice non è solo il risultato di un processo di guarigione, ma anche il ricordo perpetuo dell'evento traumatico che l'ha causata. E nei casi di aggressione diventa un peso difficile da sostenere. Non a caso i reati di deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti al viso sono aumentati del più 35% nel 2021, perché colpire il viso significa cancellare l'identità della persona. Condannarla a morte civile, segnare un prima e un dopo nella sua vita. Io non ti uccido, ma uccido la tua identità. Nel 2019, con la legge Codice Rosso, di cui sono stata relatrice, prima firmataria, abbiamo introdotto il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionando con la reclusione da 8 a 14 anni chiunque cagioni ad altre persone lo sfregio permanente del viso. Prima di allora i danni permanenti al volto rappresentavano un'aggravante del reato di lesioni. Solo da 3 anni circa sono diventate autonoma fattispecie di reato. Oggi sono qui con la dottoressa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa, professor Andrea Sbarbati, direttore del Dipartimento Neuroscienze Biomedica e Movimento dell'Università di Verona, il dottor Maurizio Busoni, ideatore di Biodermogenesi. Presenteremo il progetto Rigenera Derma, nato con l'obiettivo di curare persone gravate da cicatrici al volto con terapie indolori e prive di effetti collaterali, basate su una tecnologia interamente sviluppata e prodotta in Italia, denominata Biodermogenesi. Telefono Rosa e Università di Verona partecipano al progetto per offrire terapie gratuite alle donne vittime di violenza che devono riparare cicatrici al volto. Significa sostenerle nel processo di riacquisizione dei propri lineamenti, talvolta della propria identità, sicuramente della propria immagine prima del trauma o della violenza. Io lascio subito la parola alla Presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, Presidente di Telefono Rosa, per parlare della sua esperienza di questo importante progetto che voi supportate. Grazie. Grazie, grazie onorevole, grazie di averci ospitato qua perché sono fermamente convinta che il progetto che stiamo proponendo merita un ampio consenso, ma soprattutto deve essere conosciuto. Il Telefono Rosa si occupa da 34 anni di violenza all'interno delle mura domestiche. Devo dire anche all'esterno, perché ci occupiamo anche di quello che succede fuori delle case, all'interno delle scuole, che purtroppo ci vede oggi questi tipi di violenza in costante aumento. E le donne che arrivano al Telefono Rosa, e purtroppo in 34 anni di attività ne ho incontrate tantissime, insieme a me le mie colleghe volontarie, le colleghe avvocate, le colleghe psicologhe, tutto lo staff che è a loro disposizione, arrivano da noi veramente provate, provate e prostrate nell'intimo, perché sono state umiliate. La loro personalità è stata repressa e faticano a rientrare in un mondo vero, in un mondo reale. Vengono da noi, vi dico, in condizioni pietose, e questo per quanto riguarda naturalmente il loro spirito. Ancora di più queste condizioni sono evidentemente pietose quando è stata toccata anche la loro persona fisica, il volto. Ne abbiamo ultimamente ne è venuta una della quale stavamo parlando, con tutti i tagli nelle braccia. Ecco, questa aggravante fa sì che le donne
per le donne sia ancora più difficile cercare di riprendere il controllo della vita normale. E non ci dimentichiamo mai che accanto a queste donne, nel 99% dei casi, ci sono dei bambini che hanno assistito a delle violenze e che portano anche loro queste cicatrici nell'anima e, se non aiutati a dovere, porteranno negli anni futuri un fardello che li farà essere, se maschi, persone violente, se femmine, persone assoggettate al maschio. Quindi la nostra battaglia che abbiamo portato avanti in tutti questi anni, d'altra parte, onorevole, lei lo sa, perché siamo continuamente a battere alla sua porta affinché intervenga in certe leggi, in certe situazioni, questa nostra esperienza ci ha fatto aderire a questo progetto che ci è stato presentato. Un progetto nel quale crediamo fermamente e con il quale pensiamo di riuscire a dare un aiuto concreto alle donne. L'aiuto concreto può essere dato in mille modi. Normalmente noi lo davamo cercando di reintrodurre nel mondo lavorativo la donna. Oggi, nel caso in cui la donna sia stata offesa nel suo volto, d'altra parte il telefono rosa ha, nei primi anni delle case rifugio create qui a Roma, ha ospitato tante donne provenienti dall'Asia che erano state acidificate. Quindi abbiamo una grossa esperienza e sappiamo quanto sia doloroso e difficile riuscire a superare questo trauma. Ecco, quindi accanto al al reinserimento lavorativo della donna, ci sembra doveroso abbracciare anche questo progetto che darà maggiore sicurezza e maggiore possibilità alla donna di rifarsi una vita quasi normale, perché non sarà proprio mai completamente normale. Vi ringrazio a tutti quanti, lascio la parola al professore che entrerà ancora di più nei dettagli di questo progetto veramente interessante. Grazie Gabriella, grazie dottoressa Carnieri, voi fate un lavoro straordinario, ci tengo a ribadirlo anche qui oggi in conferenza stampa, voi siete veramente la colonna portante, il primo approdo cui una donna si rivolge, l'accompagnate dall'inizio alla fine, la supportate legalmente, psicologicamente, economicamente e veramente le istituzioni vi devono aiutare maggiormente, quindi questo è un appello, visto che c'è pendente un'importante legge al Senato in cui c'è la possibilità di rafforzare questi aiuti e la tutela delle vittime. Io adesso lascio la parola al professor Andrea Sbarbati dell'Università di Verona, se può appunto parlarci in modo dettagliato del progetto e come nasce. Grazie. Si sente. Grazie. Grazie. Questa mattina ero in treno, c'era accanto a me un ragazzo, parlavamo di cicatrici, e lui mi ha colpito perché ha detto io ricordo ancora le cicatrici di mio padre. Mio padre si è operato alla gamba, al cuore, queste lunghe cicatrici mi facevano paura da bambino. Cicatrici fanno paura perché ci ricordano la nostra, fragilità, come ha detto l'onorevole, la presidentessa. Se poi sono frutto di violenza è anche peggio. Cicatrice deriva da una radice che significa legare, no? La parola proprio, l'etimologia. Noi siamo abituati a legare due cose in mezzo, le chiudiamo come cercare di cancellare. Qui devo fare un mea culpa da medico. Noi abbiamo una medicina che troppo spesso è violenta, troppo spesso pensa a vincere la battaglia come una guerra e non pensa alle cicatrici che ci saranno dopo, no? Questo non vale solo per la pelle, vale anche per tutto il corpo. Immaginate la cicatrice dopo un ictus. È la cicatrice, non è la malattia. La cirrosi. Nel cuore, dopo l'infarto, noi perdiamo 70.000 persone l'anno di malattie cardiovascolari. Sono tutte cicatrici interne e non sappiamo come curarle.
La battaglia la vinciamo, la malattia la curiamo, ma la cicatrice resta. La cicatrice resta e non basta avere un effetto cosmetico, chiudere, legare. Quanti pazienti, quante persone magari anche dopo l'intervento chirurgico, dopo la malattia, le lasciamo lì. Ma oggi, fra l'altro, il problema è ancora più grave perché la vita è lunga. In passato la vita era di 45 anni, l'attesa di vita. E quindi la cicatrice, se hai 40 anni, dice fra un po' muori, che problema c'è? Ma adesso devi arrivare a 90. Ed è brutto vivere con l'immagine del corpo deformata. Adesso io vorrei entrare in un discorso un po' tecnico, perché magari del progetto in dettaglio ve ne parla Busoni. Il concetto di base è che quando noi abbiamo un tessuto che è stato lesionato, che ha fatto una cicatrice, una fibrosi, una qualcosa di profondamente strutturato, questo non guarirà mai da solo. Cioè può solo che peggiorare, perché si inizia nel tessuto un circolo vizioso per cui la cicatrice aumenta la lesione aumenta la cicatrice, non guariscono. Io ho cominciato anni fa a curare le cicatrici di signore che erano andate incontro al cancro al seno e poi hanno fatto radioterapia. Cicatrici deformanti, brutte, destruenti. Cosa fai? Quel tempo usavamo iniettare cellule staminali, tessuto adiposo. Si può fare qualcosa, qualcosa funziona. Però ecco, è importante che noi cerchiamo non di chiudere, di nascondere la ferita. Dobbiamo farla rigenerare. Quindi dobbiamo dare al tessuto la capacità di guarire da solo, da creare un nuovo tessuto. È quasi una metafora, no? Non deve essere un cancellare, ma deve essere un rinascere. Quello che c'è stato, ma il tessuto può rinascere. Il corpo è come un campo che ogni anno, con ogni primavera, rinasce e se noi diamo i fattori di crescita, la staminalità, il tessuto ricresce. Oggi esiste la possibilità di curare le cicatrici, ma è importante che non ci fermiamo in un tecnicismo, che non utilizziamo solo metodi invasivi. Dobbiamo aver imparato la lezione e cercare di andare verso una medicina più dolce, cioè approcci meno invasivi, meno cruenti, perché ogni volta che entri nel corpo di qualcuno lasci in qualche modo una nuova cicatrice. E dobbiamo cercare di fare in modo che queste che sono cicatrici non solo nel corpo, ma nella società, perché la violenza è una cicatrice della società, quindi noi non dobbiamo nasconderla, abbia soluzioni di tipo sociale. Quindi dobbiamo andare incontro a delle soluzioni che siano da un lato mediche, che siano scientificamente supportate, ma nello stesso tempo che abbiano un impatto sociale. Quindi che possano essere date a tutti e a tutte, quindi che possano essere date anche alle fasce disagiate della popolazione. Quindi non facciamo una medicina che sia solo per persone che ricche o che se lo possono permettere, perché molto spesso chi è vittima di violenza è anche vittima di povertà. E quindi io direi cerchiamo di andare verso degli approcci medici che siano quanto più proponibili alla gente, che siano quanto più meno invasivi possibili, quanto più che diano la possibilità al corpo di riparare se stesso. Perché oggi abbiamo queste possibilità. Per questo noi crediamo in questo tipo di approccio, in questo tipo di progetti e lavoreremo in questo senso. Grazie. Cambiamo forse, faccio vedere un po' di diapositive. Prego. Scusate. Allora, grazie dell'invito per prima cosa. Logicamente parliamo di un argomento importante. È estremamente gratificante essere qua perché allora, portare avanti un'iniziativa con chi notoriamente rappresenta un punto di riferimento, come lo è il Telefono Rosa, che ha consolidato
una politica di approccio, di aiuto alla donna che oggettivamente manca. Se non ci fossero volontari, queste donne avrebbero grossi problemi, grossi limiti, grosse problematiche a reinserirsi verso una vita normale. E essere qua con anche il professor Sbarbati, che ho avuto l'onore di conoscere da qualche anno e con il quale collaboro da un po' di tempo, fa sì che questo progetto possa avere prospettive decisamente differenti. Qua vedete un po' di numeri banali. Se io faccio una ricerca sul portale della medicina ufficiale PubMed e digito le parole cicatrici al volto, io trovo quasi tutti i lavori che analizzano cose. La cicatrice da acne o la chirurgia maxillofacciale o i postumi da ustione sul volto. Ma tutte quelle cicatrici che nel caso specifico potrebbero essere da percossa, oppure da banale trauma, cado e batto la fronte, ho una lesione sullo zigomo, sul mento, ho una piccola ustione sul collo che mi cambia in maniera paurosa la qualità della vita, ad oggi non ci sono ricerche scientifiche rilevanti, non ci sono dati clinici importanti e quei pochi lavori che ci sono sono legati a 20-30 pazienti. Noi abbiamo fatto un lavoro preliminare su 25 pazienti con cicatrici al volto decisamente impattanti a livello psicologico, ma anche a livello funzionale. Alcune di queste erano sottoposte a una terapia esclusivamente da un punto di vista estetico, l'altra invece estetico e funzionale. Grazie a questo abbiamo visto che il sistema permette di rigenerare il tessuto, migliorare la qualità del tessuto, per cui anche l'aspetto banale della qualità della vita. Vedremo un esempio di una paziente che aveva problemi a mantenere i liquidi in bocca per una lesione al labbro che non muoveva in maniera uniforme. E quindi tutto quello è socialità, autostima, confronto con gli altri, cambia drasticamente. Per questo abbiamo voluto affrontare il progetto con un più ampio respiro e abbiamo voluto dargli una valenza sociale sicuramente importante. Allora, torno indietro a questa diapositiva. Questo signore, Seneca, circa il 20 d.C., ha dichiarato che praticamente la ferita si cura, la cicatrice resta. Oggi siamo in grado di cominciare a cambiare l'approccio alla cicatrice. Oggi finalmente si cura anche la cicatrice. E curare la cicatrice vuol dire lavorare su più fronti. Sicuramente un aspetto importante è il dato clinico. Una cicatrice porta una serie di alterazioni sul tessuto che abbiamo documentato su questi primi 25 pazienti. Il deficit più importante della cicatrice è la grossa perdita di idratazione. E sappiamo, pubblicazioni scientifiche alla mano, che più la mia pelle perde idratazione nell'ambito della ricostruzione, quindi quando si va a formare la cicatrice, più la cicatrice tende a degenerare, diventando ipertrofica, diventando cheloidea o con fibrosi all'interno. La fibrosi crea difficoltà di movimento, può creare infiammazione, può creare dolore, per cui sono tutta una serie di spirali che si alimentano da sole. Come diceva il professor Sbarbati, la cicatrice non sta ferma, peggiora tutti i giorni, non mi accorgo di quanto perché lo fa in maniera infinitesimale, ma a distanza di tempi lunghi mi cambia la qualità della vita. Quindi il test clinico che abbiamo fatto per eccellenza era vedere se con questa tecnologia si riusciva a riportare l'idratazione in maniera analoga a quella del tessuto sano, e lo abbiamo fatto. Qua vediamo che prima della terapia le nostre pazienti avevano un deficit del 23,45% di idratazione, quindi avevano perso quasi un quarto della normale idratazione che dovrebbero avere. Alla fine del nostro percorso terapeutico la differenza era del 2,44%. Quindi una differenza assolutamente accettabile. La valutazione dei pazienti, la valutazione dei medici che hanno fatto la terapia, e in più abbiamo chiesto a 3 dermatologi, uno della scuola spagnola, uno francese e uno italiano, di valutare in cieco i risultati. Perché logicamente nel momento in cui sono io che faccio la terapia posso avere una visione non proprio oggettiva. Quindi qua vedete la valutazione dei pazienti, dei medici e dei dermatologi che hanno valutato in cieco la terapia.
Il livello di soddisfazione è elevatissimo, perché tutti quanti parlano di un livello di soddisfazione che è molto o eccellente. Parliamo di 23 pazienti su 25. Due soli dicono sono soddisfatti, ma non molto o estremamente. Ma non c'è nessuno che non dice la mia cicatrice è migliorata, la mia pelle è migliorata. E come diceva il professor Sbarbati, l'aspetto importante è che questo avviene con una tecnologia non invasiva. Quindi l'aspetto importante è che noi non creiamo un trauma ulteriore alla pelle. Al momento in cui io finisco la mia sessione, per ottenere questi risultati servono più sessioni, si fanno mediamente una volta a settimana, la mia paziente, quello che faceva un minuto prima la sessione, lo può fare un minuto dopo. Tenete presente, fino ad oggi, tante le terapie proposte per le cicatrici sconsigliavano l'esposizione solare. Ora, se noi vivessimo a Helsinki sarebbe un problema relativo, ma da noi è significativo. Quindi, da questo punto di vista, non abbiamo questa limitazione. Non abbiamo quello che in termini tecnici si chiama downtime. Il paziente finisce e riprende i suoi stili di vita, la sua vita, così com'era un minuto prima, con un trattamento assolutamente ben tollerato e più delle volte gradevole e rilassante. Complessivamente, non parlo solo di cicatrici, studi pubblicati alle mano, abbiamo circa 1200 pazienti documentati, oltre 12.000 sedute senza un effetto collaterale, neppure blando. Questo è un piccolo esempio, questa è una ragazza con una cicatrice recente sulla fronte, ma vedete che la cicatrice si è perfettamente rigenerata. Questa era facile, era recente, però non è scontato questo risultato. Questa è un'altra cicatrice alla fronte, anche questa abbastanza recente, con un risultato significativo. E come questa ce ne sono altre. Questo è un po' chirurgico. Vedete, è rimasta l'applica dell'espressione, che fra l'altro il medico ha detto guarda un paio di sedute miglioriamo anche quella, e il paziente ha detto no, è il mio volto, è la mia espressione, la mia identità, quella la voglio tenere. E però vedete la parte suturata è perfettamente rigenerata. Qua vediamo una paziente che di conseguenza ha una lesione perforante, il labbro si era interamente aperto 45 anni prima, di conseguenza delle fibrosi che vediamo sulla parte laterale del labbro sotto non aveva una motilità coerente sul labbro. La finalità per questa signora, al di là del miglioramento estetico, era avere le labbra che si muovono in maniera coerente. E questo lo ha ottenuto. E questo a livello di qualità della vita è significativo, anche perché l'abbiamo fatto non su una cicatrice come la frontale che abbiamo visto prima, recente, si vedevano ancora i punti. Questa è una cicatrice perforante di 45 anni. Questa signora era una bambina di pochi anni quando ha avuto questa lesione, di conseguenza un incidente d'auto. Qua abbiamo una piccola cicatrice sull'arcata sopraccigliare, ma rigenerata e perfettamente abbronzata. Questa non è una cosa che otteniamo su tutte le cicatrici, però abbiamo notato che un numero significativo di queste si riorganizza perfettamente a livello di strati cutanei e ricrea la membrana basale. La membrana basale è quella parte del nostro organismo che, stimolata con l'ultravioletto, crea la produzione di melanina e quindi dà l'abbronzatura. Immaginate voi il trauma di una persona che ha una cicatrice sul volto se riusciamo a rigenerargliela e addirittura dare lo stesso colore al tessuto circostante. Prego. No, forse non sono abilitati. Devo spegnere questa? Ah, ne va uno per volta? Eccolo, era questo. No, volevo chiedere, è influente o ininfluente la profondità della ferita? Per i risultati, voglio dire. Sì. Allora, come le stavo dicendo, prima abbiamo visto una cicatrice perforante, quindi abbiamo lesionato la pelle, la struttura muscolare, la mucosa interna al cavo orale, e il risultato l'abbiamo avuto comunque. La tecnologia è una tecnologia che si basa su un concetto banale. Biodermogenesi ha due microprocessori all'interno, quindi è come un sistema di intelligenza artificiale. Legge la profondità del tessuto e cambia il suo
potenziale energia emessa in tempo reale. Difatti, in questa tecnologia, l'operatore non modifica niente. Viene applicato il manipolo sulla pelle e grazie a un sistema che abbiamo sviluppato interamente qua in Italia, è un brevetto mondiale, interamente sviluppato in Italia e prodotto interamente in Italia, riusciamo a leggere la profondità del tessuto e quanta energia richiede quel tessuto. Per cui, se avremo una lesione più profonda, le faccio un esempio banale, a settembre inizieremo uno studio importante sulle cicatrici post-liposuzione, dove abbiamo delle fibrosi significative, però già adesso stiamo lavorando con rilievi ecografici su cicatrici da parto cesareo. Lì abbiamo lesioni della pelle, della base muscolare, tutto, perché il bambino attraversa tutto il corpo della madre. E lì otteniamo lo stesso risultato importanti. Per cui noi adesso vediamo questo progetto perché ha una rilevanza sociale importante, però non si limita a quello. E questo è l'esempio, vi dicevo, questa ragazza giovane, cicatrice sulla guancia, perfettamente abbronzata. Ora, nei 70 anni di vita sono rimasti a questa ragazza, gliel'avremmo cambiata la qualità? Quindi capite quanto il progetto possa essere significativo. Poi l'aspetto importante, ripeto, non invasivo, privo di effetti collaterali, quindi il mio rischio è di essere su quei 2 su 25 che hanno un miglioramento marginale. Non avrò mai il rischio di avere un effetto indesiderato. Questa è una cicatrice che mi è stata mandata recentemente. Guardate qua come è cambiato su una zona estremamente difficile. Queste sono 3 sedute, 3 settimane. La prossima è ancora più identificativa perché questa signora aveva avuto un'asportazione. La zona, la punta del naso, uno spessore cutaneo ridottissimo. Non aveva avuto nessuna prospettiva terapeutica con altre tecnologie e qui sta ricostituendo tutti gli strati cutanei anche su questa zona particolarmente difficile. Abbiamo dovuto creare un manipolo apposta, però ci stiamo riuscendo. E questo è un caso che viene dalla cattedra di chirurgia plastica di Pavia, è stato pubblicato su una rivista impattata. Qua vediamo l'esempio di una signora che ha avuto una cicatrice da ustione importante, che va dal profilo mandibolare al seno alla spalla. Il risultato è che il tessuto si è retratto. Quando ho un ustione il tessuto si raccorcia. Questo ha portato a uno spostamento dell'asse della testa che ha determinato cefalea cronica per 7 anni in questa donna. Abbiamo dovuto fare più sedute, ne sono state necessarie 10. Ma questa signora ha la remissione totale del dolore, stabile a 3 anni e mezzo, e ha recuperato la posizione corretta all'asse della testa e questo le permette di muovere la testa in opposizione dell'80% della sua escursione massima, cosa che prima non riusciva a fare minimamente. Quindi capite bene che si tratta di un progetto che ha una valenza sociale, non solo perché andiamo a migliorare l'estetica, ma perché proprio l'impatto sulla qualità della vita è importante. E allora, qui entriamo sull'aspetto tecnico di Genera Derma. Rigenera Derma è un progetto che nasce proprio sull'esperienza fatta con l'Università di Verona che ha analizzato i dati sui primi 25 pazienti, siamo rivolti ovviamente a una struttura esterna, super partes. Visto l'esito incoraggiante che abbiamo avuto, abbiamo detto facciamo un lavoro più importante. L'obiettivo è andare a documentare cicatrici su 500 persone. A quel punto abbiamo avuto una manifestazione di interesse da parte di tanti medici che usano la tecnologia, che si sono proposti di erogare terapie gratuite a chi ne avesse bisogno. E questo ci ha permesso di arrivare a raggiungere la promessa di 500 terapie, 500 pazienti ai quali offrire terapie gratuite. Queste persone avranno la possibilità di curare le proprie cicatrici che altrimenti avrebbero un impatto psicologico importante. Ricordate, la cicatrice, soprattutto quella sul volto, ha una caratteristica che la rende odiosa. Mi riporta esattamente al momento in cui si è creata. E immaginate una donna ha subito violenza. Per cui lavorare da questo punto di vista
è particolarmente importante e particolarmente significativo. L'Università di Verona, come ha fatto sui primi 25 pazienti, curerà tutta l'analisi statistica dei dati che andremo a raccogliere. L'obiettivo è, grazie a tutti i centri di eccellenza terapeutica che aderiscono al progetto, documentare questo metodo per creare due cose. Uno, una pubblicazione sulle cicatrici di qualsiasi genere al volto, finalmente con un numero significativo. Ripeto, se andate a fare una ricerca su PubMed trovate 10, 20, 30 pazienti non coerenti, quindi una cicatrice recente, una di 20 anni, una non so perché si è causata, quindi tutte informazioni abbastanza deficitarie. Quindi creiamo un protocollo che deve essere un punto di riferimento che costituisca una best practice replicabile a livelli assoluti. Questo logicamente grazie ai numeri, ma grazie anche a altre cose. Ora, io qua avevo messo le diapositive, volevo far vedere in sequenza diversa. Comunque, ringrazio nuovamente la dottoressa Carnieri, ho riportato un dato, 2021 3.801 richieste d'aiuto ricevute al telefono rosa. Cioè, qui, onorevole mi permetta, se 3.801 donne chiamano telefono rosa vuol dire che noi Stato non siamo performanti quanto dovremmo. E fortunatamente loro compensano le nostre mancanze. L'altra cosa che volevo farvi vedere, professor Sbarbati, che è qua accanto a me, che ha fatto la sua introduzione e ci ha parlato di cos'è la cicatrice, rappresenta una delle assolute eccellenze in Italia. Perché, allora, Università di Verona, qual è la funzione dell'università? È quella di condividere la conoscenza. Professor Sbarbati fa qualcosa di più, perché secondo il ranking di Shanghai, nei dipartimenti di neuroscienze, il suo dipartimento è quello che pubblica più e meglio degli altri. È in assoluto il numero uno sul ranking di Shanghai per quantità e qualità delle pubblicazioni. Quindi capite bene che il progetto non è ambizioso, perché se l'analisi clinica ce la fa il dipartimento numero uno a livello mondiale sulla pubblicazione scientifica in questo ambito, diventa un best practice esportabile in tutto il mondo. Quindi il mio ringraziamento, ripeto, va nuovamente a Telefono Rosa, dottoressa Carnieri, che dal momento in cui ho conosciuto ha aderito con un entusiasmo notevolissimo, professor Sbarbati, che a sua volta ha manifestato lo stesso entusiasmo, e praticamente, allora, l'altra cosa, tengo tantissimo a ringraziare tutti i medici che si sono offerti a collaborare con noi. Come diceva l'onorevole, io domani sarò a fare la formazione specifica a uno di questi centri su una signora che purtroppo ha cicatrici da ustione devastanti. E in passato purtroppo ho avuto la possibilità di lavorare su questi problemi e ho praticamente una competenza specifica per cui potrò fare una formazione specifica ai medici che seguiranno questa signora. Ora, io a questo punto volevo introdurre una cosa. Questa è un'esperienza, quella che vi dicevo purtroppo ho avuto. Noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare in Turchia su bambini profughi alla guerra in Siria. Qua vedete un bambino con un'ustione sul collo e sul profilo mandibolare dopo un trapianto e dopo la terapia con biodermogenesi. Questo bambino oggi muove perfettamente testa e collo e non ha evidenza della cicatrice. Questo non era un lavoro scientifico, questo è stato fatto senza raccogliere documentazione. Quello che abbiamo ce l'hanno mandato le mamme per ringraziarci. Il prossimo è ancora più impattante. Questo è un bambino con un'ustione sulla capsula del deltoide, tutto il braccio, che gli impedisce di sollevare l'arto e di ruotarlo. Qua vedete com'è cambiata la cicatrice. Ora, normalmente non si fanno vedere immagini di bambini. Io ho l'immagine di questo bambino che mi ha mandato la mamma e mi ha pregato di farla vedere. Questo è il bambino. E la mamma ci ha scritto che il bambino ha ripreso il sorriso, ha ricominciato a dormire. Quando la sera, andando a dormire,
non si sentiva più la cicatrice, muoveva il braccio, perché quella cicatrice lo riportava la notte del bombardamento dove lui è rimasto ustionato. Mi piace pensare che per le signore che insieme a Telefono Rosa aiuteremo in questo progetto si possa ottenere un risultato del genere. Questo è quello che mi auspico maggiormente. E poi, onorevole, come dicevo, la prendo per la giacchetta, perché allora, noi abbiamo il know-how, abbiamo la tecnologia, abbiamo tutori internazionali, noi purtroppo stiamo vedendo cosa sta succedendo adesso in Ucraina. Noi non abbiamo gli agganci politici per creare una missione là, però abbiamo la disponibilità di dare tecnologie consumabili e formazione per andare a tutelare i bambini appena sarà possibile, per contribuire a ridare loro un sorriso come vediamo adesso. Quindi adesso l'ho messa nei guai. Ci sono domande? Prego, aspetti, spengo almeno. Sono Barbara Carbone, del Messaggero. Volevo soltanto sapere, per poter informare le persone, dov'è che si può trovare questa metodica? Perché immagino non solo a Verona, no? Sì. Allora, questa operazione adesso ha più di 70 medici in Italia che hanno aderito. Al momento siamo scoperti in Val d'Aosta, Trentino, Friuli e Sardegna. Nelle altre regioni abbiamo adesioni da tutte le regioni, però non escludo che, banalmente, appena ci sarà cassa risonanza sul progetto, anche in queste regioni troveremo medici che magari semplicemente non hanno avuto il tempo di leggere le comunicazioni che abbiamo mandato. Per cui siamo su una distribuzione a livello dei centri che hanno dato disponibilità decisamente abbastanza capillare. Ancora ripeto, queste zone non le copriamo, ma sono ragionevolmente ottimista. Tanto un'altra cosa, voglio dire, banalmente, se io ho una cicatrice e voglio dove devo andare? C'è un sito internet? Cioè, diamo un'informazione. Allora, al di là del discorso di Genera Derma, dove ci sarà l'elenco dei medici che aderiscono all'iniziativa, i medici che hanno biodermogenesi e che offrono la terapia, a prescindere da questa iniziativa, sono rintracciabili sul sito www.biodermogenesi.com. Quindi da quel sito voi potete fare richiesta e vi viene indicato automaticamente qual è il centro accreditato a voi più vicino. Prego. Una domanda un po' simile, volevo sapere, ma la tecnologia che voi utilizzate è una tecnologia che è stata anche diffusa in altri paesi europei o è tutta italiana e forse dovreste far qualcosa perché è di un'utilità estrema da tutti i punti di vista, fondamentalmente quello sociale, questo dal mio punto di vista, però è importante che poi ci sia un trasferimento di know-how in altri paesi perché è una tecnologia stupenda, direi. Allora, grazie. Sì, il progetto è tutelato da due brevetti mondiali, quindi non ce lo può copiare nessuno. Fra i vari paesi che hanno riconosciuto il brevetto ci sono gli Stati Uniti, Israele, la Cina, che sono alcuni dei paesi più ostici, anche come sviluppo di idee di altri. Quindi l'azienda ha una vocazione rivolta all'esportazione, questo sicuramente. Stiamo contrattualizzando accordi di distribuzione in Europa. La prossima settimana, il 26, partiamo per una missione in Sud America che ci vedrà in Brasile, Cile, Perù, Bolivia, Ecuador e Argentina per iniziare la distribuzione. E poi stiamo aspettando i permessi perché la registrazione di un medical device ha degli iter estremamente complessi. È entrato in vigore a maggio lo scorso anno una nuova norma sui dispositivi medicali che ha un po' azzerato tutto quanto. Per alcuni paesi ci vogliono addirittura più di 2 anni per avere il permesso di importazione. E quindi inizieremo la distribuzione anche in Medio Oriente e in Asia, dove abbiamo già gli accordi. A giugno faremo la presentazione della tecnologia nei paesi del Maghreb, dove inizieremo la distribuzione in Marocco, Tunisia e Algeria.
E siamo già presenti in alcuni paesi significativi, perché siamo in Francia, Regno Unito, in Spagna, in Portogallo, in Turchia, in Romania, dovremo definire la distribuzione in Polonia la prossima settimana. Per cui, insomma, questo che avete visto voi e che crea interesse a voi, ha creato interesse anche a quelli che sono partner commerciali. Anche perché in alcuni paesi, ad esempio, la cicatrice è terapia mutuata. Quindi la distribuzione della tecnologia che funziona sulla cicatrice diventa per l'imprenditore un business inimmaginabile. Prego. Allora, io intanto mi sono arrivate via WhatsApp delle domande da colleghe. Allora, mi chiedono chi entra nel progetto gratis e chi fa la scelta. Invece al professore, dal professore volevano capire, l'abbronzatura, abbiamo detto, della cicatrice, è possibile, in che casi, come avviene? Grazie. Allora, sulla selezione in maniera molto semplice, giustamente l'aspetto primario è tutte le pazienti che ci arrivano a telefono rosa saranno assistite. Poi, logicamente, mi auguro che il telefono rosa non abbia 500 donne che hanno cicatrici rilevanti sul volto, che insomma sarebbe da un punto di vista sociale una cosa decisamente grave. Logicamente a questo punto andremo a lavorare anche su persone che non hanno la capacità economica di sostenere la terapia. La valutazione è molto semplice, quindi noi accetteremo le pazienti che vengono dal telefono rosa e tutti i pazienti che hanno una situazione di salute normale, che hanno cicatrici e che sono in condizione economica a non poterlo gestire. Qui i centri ci hanno chiesto di poter selezionare persone che conoscono e farle inserire all'interno del progetto. Logicamente non fra i propri pazienti storici, perché la medicina estetica logicamente ha la finalità anche sociale, ma i loro pazienti sono coloro che sono i paganti. Invece ci sono persone di cui sono a conoscenza tutti quanti, che sono stati convogliati e reclutati per lo studio. Poi dovranno fare la visita di valutazione e poi a quel punto inizieremo a erogare le terapie in maniera comunque mirata a questo punto di vista. Per quanto riguarda l'abbronzatura, il discorso è complesso, ovviamente dipende dal tipo di lesione. Quello che dobbiamo capire è che la cicatrice non è solo un problema estetico, è come un iceberg. Quello che noi vediamo è la punta che emerge di qualcosa di più grosso che sta sotto, che può arrivare fino al muscolo, fino alla fascia, quindi coinvolgere la struttura nervosa. È chiaro che la possibilità di avere una restitutio ad integrum dell'epitelio dipende dal danno iniziale in superficie. Chiaramente lo sforzo va in quella direzione, nel cercare di riportare per esempio la situazione dell'epidermide e dei melanociti il più normale possibile, ma in generale la speranza è che se noi creiamo un buon letto sottostante, la superficie epiteliale si riformi. È come un muro, no? È inutile che abbiamo una bella vernice se sotto c'è umidità, se sotto c'è muffa. Per cui la finalità di questo tipo di approccio è quello di ricreare un bel piatto vascolare sotto con un bel dermo e poi sperare che la natura faccia il suo corso. L'altro, l'integrazione, posso dire che pur avendo seguito il lavoro sulle 25 pazienti al volto e al di là di quello, con tutti i nostri centri abbiamo qualche centinaio di cicatrici già trattate, non documentate clinicamente, ad oggi non sappiamo quali sono quelle che potranno, esposte all'ultravioletto, abbronzarsi, perché è una punta di iceberg, cioè la definizione migliore è quella. Poi cosa ci sia sotto non lo sappiamo. Altra domanda, visto che siamo in primavera, insomma, si spera inoltrata, più o meno, arriverà il caldo, ecco, ci sono particolari controindicazioni al trattamento in estate? Con l'esposizione al sole, naturalmente? No, assolutamente no. Allora, il metodo non è un metodo che crea un danno sulla pelle, non crea una rimozione dello strato corneo che permetterebbe di conseguenza un passaggio eccessivo di ultravioletti,
non è un sistema che determina alcuna alterazione della nostra pelle. Per cui se io potevo espormi al sole un minuto prima, mi posso esporre un minuto dopo. Ovviamente se ho in corso una terapia con fotosensibilizzanti, non mi potevo esporre un minuto prima, non mi posso esporre un minuto dopo. Ma la terapia biotermogenesi in quanto tale non determina limitazione di alcun tipo allo stile di vita, anche l'esposizione solare a luglio-agosto immediatamente dopo la terapia. Ci sono altre domande? Allora, io ci tengo a ringraziare, veramente è stato un onore da parte mia poter presentare oggi questo progetto eccezionale, lasciatemelo dire. E io riprendo, dottor Busoni, quello che ha detto lei, un progetto di ampio respiro con una valenza sociale molto importante perché dà un aiuto concreto alle vittime. Una prospettiva di vita migliore, una speranza con approcci medici meno invasivi, meno cruenti, una medicina accessibile a tutti. E quindi io accolgo l'invito che lei ha fatto alle istituzioni, in realtà è un dovere da parte delle istituzioni, parlare di questo progetto, farlo conoscere e soprattutto portarlo nelle commissioni di competenza, nei ministeri di competenza, perché un progetto così importante e concreto deve essere conosciuto, applicato e soprattutto è veramente da una prospettiva di vita migliore. E quindi grazie, grazie per averlo presentato qui all'interno della Casa di Tutti i Cittadini in Parlamento. Grazie. Grazie a lei per l'invito. E se la dottoressa Carnieri lo ritiene e per lei può essere interessante, possiamo immaginare di ritrovarci qua a fine anno per fare il consuntivo di questo progetto e vedere cosa realmente siamo riusciti a fare. Va benissimo, io ringrazio tutte le persone presenti, ringrazio la dottoressa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa, grazie sempre per lo straordinario lavoro. Ringrazio l'Università di Verona, tutti i medici coinvolti, professor Andrea Sbarbati, ringrazio Maurizio Busoni, ideatore di Biodermogenesi, quindi grazie. I giornalisti presenti e le persone che ci stanno seguendo, grazie, ci aggiorneremo presto.